Buongiorno, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo anche noi del cosiddetto coronavirus. Nessun caso positivo è stato riscontrato per ora in Abruzzo, nella provincia di Teramo, dopo un incontro tra prefettura e i vertici dell'ASL e i sindaci dei 47 comuni teramani. È stato deciso che le scuole riapriranno regolarmente secondo il calendario previsto, a meno di eventuali ordinanze governative. Intanto però fioccano le disdette negli hotel per le vacanze pasquali. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. La situazione coronavirus in provincia di Teramo al momento non deve destare alcun timore, non esiste contagio e tutto è sotto controllo. La vita per i teramani dovrà continuare a scorrere come sempre. È in sintesi quello che è emerso questa mattina dalla prefettura, dove è stato attivato un tavolo tecnico con i vertici dell'ASL e i sindaci dei 47 comuni teramani per pianificare misure condivise di prevenzione e possibili interventi. Intanto all'ospedale Mazzini, il reparto di malattie infettive è pronto ad affrontare future emergenze sanitarie, mentre l'unico teramano ricoverato che presentava tosse e febbre e che aveva avuto contatti con persone residenti nella zona rossa della Lombardia è risultato negativo al Covid-19. La riapertura delle scuole in provincia rispetterà così il calendario previsto. Mercoledì 26 febbraio rientreranno gli alunni delle elementari e delle medie, mentre giovedì 27 quelli delle superiori. Anche all'Università di Teramo tutto procede normalmente, lezioni e discussioni tesi. Posizioni che però potrebbero cambiare per eventuali ordinanze del governo. Allo stato attuale tutto andrà avanti come al solito, poi ci sono delle disposizioni interne. Ricordo che io, ad esempio, ho bloccato le missioni verso le regioni con restrizioni, ho sospeso la frequenza obbligatoria per quanto riguarda la facoltà di medicina veterinaria, proprio perché ci sono degli studenti che provengono anche dalle zone rosse per non creare problemi anche sulla carriera dei ragazzi. In queste ore il dato è certo, non esiste contagio sul territorio teramano, eppure fioccano disdette di prenotazioni per le vacanze pasquali negli hotel della provincia, con gravissime ripercussioni sul turismo e sull'economia in generale. Presidente, ma nessuna preoccupazione dunque? Io non ho scritto, non ho detto nulla fino ad oggi, perché credo che si stia anche esagerando. Ecco, nella nostra provincia non c'è nessun contagio attualmente, c'è un dato di fatto che la nostra sanità pubblica sta funzionando, okay? È un problema nazionale, non un problema che è nato qui in provincia di Teramo, c'è cioè un'emergenza nazionale, c'è una direzione, ecco, del Dipartimento Sanitario del Ministero che dà le direttive e i sindaci e noi sindaci non dobbiamo fare nulla, non dobbiamo chiudere le scuole, non bisogna fare nulla attualmente perché non c'è nessun problema per la salute pubblica. Io ve lo chiedo, qui ci vuole molta maturità. Ecco, ma soprattutto da parte nostra che dobbiamo dirigere le comunità e attualmente dobbiamo continuare a fare quello che facevamo prima. Ecco, con qualche attenzione, ma bisogna continuare a vivere. E a causa del coronavirus sono state sospese anche le uscite didattiche e i viaggi di istruzione di tutte le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all'estero. La decisione è stata presa dal Ministro dell'Istruzione che chiede massima collaborazione ai dirigenti scolastici. Valigie già pronte che andranno disfatte, sogni di spensieratezza e allegre comitive destinate a restare in classe. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato infatti la sospensione di tutte le gite scolastiche in Italia e all'estero con effetto immediato per precauzione contro la diffusione del coronavirus che ha fatto registrare diverse decine di nuovi contagi negli ultimi giorni anche in Italia. Il Ministero ha specificato che si parla di tutte le uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, una misura che comprende appunto scuole di ogni ordine e grado. Si resta a casa, insomma, per tutti. Una precauzione necessaria in questo scenario, ha specificato la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. In molti casi è considerato il periodo, le gite scolastiche erano state già definite con itinerari, pagamenti, alberghi e pullman prenotati. Il dirigente scolastico del liceo classico di Lanciano,
Marcello Rosato. Col decreto legge del 23 febbraio 2020, il numero 6 emanato ieri, i viaggi di istruzione, le visite guidate e qualunque altra attività didattica che prevede spostamenti nel territorio nazionale, nel territorio europeo e comunque internazionale di alunni deve essere assolutamente sospesa, quindi non c'è discrezionalità da parte di un dirigente scolastico né da parte degli insegnanti a dare o meno la propria disponibilità ad accompagnare i ragazzi. È un momento difficile, è un momento critico e quindi dobbiamo mettere in campo tutte le forze possibili perché il virus insomma non abbia seguito di diffusione e quindi al momento nessun viaggio può essere effettuato. Per quanto ci riguarda siamo in contatto, perché siamo partiti già con molto anticipo, siamo in contatto con le diverse agenzie viaggi che si sono aggiudicati i bandi e quindi stiamo parlando con loro per trovare la soluzione migliore per cercare di ridare alle famiglie parte o il tutto di quello che già hanno versato. Sicuramente si arriverà ad una soluzione la meno traumatica possibile, però al momento chiaramente occorre intelligenza e occorre anche dare tempo al tempo e quindi al momento sono situazioni in itinere che vanno gestite norme alla mano e con molta sensibilità. E sulla questione è intervenuto anche il capogruppo dell'UDC al Comune di Pescara, Massimiliano Pignoli, che ha tenuto una conferenza per illustrare le richieste rivolte alle ASL in merito alle precauzioni da adottare per gli utenti che si recano a visitare i degenti nei reparti critici quali oncologia, ematologia, e medicina e geriatria e presso l'hospice. Ascoltiamo Paolo Renzetti. Consigliere Pignoli, c'è questa emergenza coronavirus nel paese, in Abruzzo non ci sono ad oggi contagiati, però si parla di prevenzione e le chiede alla ASL di Pescara quali siano le misure di prevenzione che verranno attuate, che sono già in essere per quanto riguarda soprattutto le visite all'ospedale di Pescara, ai degenti ricoverati in alcuni reparti critici. Sì, come diceva lei, fortunatamente ad ora non abbiamo casi di coronavirus o di persone contagiate. Però come dice un vecchio proverbio, prevenire è sempre meglio che curare, per cui ho scritto ai due direttori sanitari, al direttore generale facente funzione, al direttore sanitario e al responsabile dell'unità operativa Giustino Parruti, perché siccome abbiamo visto attraverso i mass media che in Italia i decessi avvengono prevalentemente nei confronti di anziani e di malati oncologici, quindi che hanno delle patologie pregresse, di non dico limitare ma di calmierare la visita dei parenti, dei degenti nei reparti. Penso che già ci sia un protocollo ad hoc, in questo momento bisogna essere un po' più rigidi rispetto, come dire, alle condizioni tra virgolette normali. I reparti che ho individuato e che poi potrebbero essere estesi o quantomeno tagliati a seconda delle indicazioni che noi ovviamente addetti alle istituzioni ci poniamo nei confronti della ASL sono ovviamente l'oncologia, la neurochirurgia, la medicina, la geriatria e l'hospice, che ritengo che siano quei reparti ovviamente un po' più sensibili rispetto a questa sintomatologia. Dopodiché ovviamente anche questa mattina ho scritto anche per tutelare i dipendenti comunali e le persone che accedono in comune, anche se devo dire che questa situazione di pericolo che si sta verificando in Italia ha colpito indirettamente anche la nostra città, in causa anche la chiusura delle scuole. Pescara è oggi una città semideserta. E poi una raccomandazione, ci giunge da Termoli notizie di in questi periodi anche di difficoltà di sciacalli che si spacciano come addetti dell'ASL per andare praticamente a circuire gli anziani, a derubarli nelle case fingendosi praticamente dipendenti dell'ASL per i tamboni. L'ASL non sta mandando nessuna persona, nessun operatore sanitario presso le case dei cittadini di Pescara per fare tamponi o verifica all'interno delle proprie abitazioni, per cui se ci dovesse essere delle richieste rispetto a queste tematiche da parte dei nostri concittadini di allertare immediatamente le forze dell'ordine, il 112, il 113 o il 117 per quanto riguarda la Guardia di Finanza, perché purtroppo anche in questi momenti ci sono degli stupidi. Ho anche scritto al Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Comune di Pescara per convocare nel più
breve tempo possibile il facente funzione manager dell'ASL di Pescara per capire quali provvedimenti si sta prendendo in ordine anche alla tutela del cittadino pescarese e più in generale dell'ASL Pescara. E voi sapete che l'ASL Pescara comprende anche ovviamente l'ospedale di Penne di Popoli. Aspettiamo le risultanze, ci leghiamo ovviamente alle decisioni della Regione Abruzzo e di pari passo poi ovviamente convocheremo anche noi una commissione per capire sulla nostra città come si sta intervenendo. E per l'allarmismo ormai diffuso, che tra l'altro nella maggior parte dei casi bisogna dirlo ingiustificato, è caccia ai gel igienizzanti, con i negozi specifici che riforniscono di continuo gli scaffali in una richiesta incessante. La mucchina è il prodotto più richiesto, con scorte in via di esaurimento e su internet ha raggiunto prezzi esorbitanti. Vediamo il servizio. Mascherine introvabili e caccia ai gel igienizzanti e disinfettanti per le superfici, con i negozi specifici che non fanno altro che rifornire di continuo gli scaffali in una richiesta continua e incessante. La mucchina è il prodotto imprescindibile. Ogni singola persona ha deciso infatti di fare massicce scorte. Il timore di poter contrarre il coronavirus ha portato dunque i cittadini a fare razzia di prodotti antibatterici, al punto di decidere anche per scorte necessarie a tutta la famiglia. In molti casi le rivendite hanno optato in Abruzzo per un vero e proprio razionamento, con la possibilità di acquistare una sola confezione. La situazione è critica, nel senso che siamo stati assaltati già dal sabato, ovviamente, quindi abbiamo fatto il weekend in apnea. Ovviamente i prodotti richiesti sono tutti quelli igienizzanti. Ma come si può ben immaginare, non siamo preparati, diciamo così, a uno stoccaggio di merce così copiosa, diciamo. Adesso stanno arrivando le ultime scorte, quindi vediamo che succede, ma penso che a breve, nel giro di un paio di giorni, esauriremo tutto. Quindi. La gente cosa chiede? Igienizzante, alcol, di tutto. La mucchina ormai. Noi abbiamo i prezzi regolari ovviamente, ma purtroppo la merce scarseggia ovviamente. Va bene, allora abbiamo scaricato quel po' che rimaneva di mucchina e adesso ce ne andiamo all'altro negozio di lanciare. Buona giornata e grazie, buon lavoro. Cambiamo decisamente argomento. Consiglio comunale straordinario a Roseto per chiedere la riapertura del casello della A14. Intanto il Ministero dei Trasporti ha approvato il progetto di messa in sicurezza e il consigliere regionale del Partito Democratico, Dino Pepe, chiede risarcimenti ad Autostrade per l'Italia. Siamo delle comunità che sono portatrici di un interesse specifico. Si avvicina la stagione estiva, si avvicina Pasqua, non è possibile tenere il casello di Roseto da e per Bologna chiuso. Nessuno ha ritenuto di instaurare un confronto, un contraddittorio con il comune di Roseto su questo punto. È ancora chiuso il casello di Roseto della A14. Il sindaco Sabatino Di Girolamo è esasperato ed è stato indetto un consiglio comunale straordinario per fare pressioni su istituzioni e concessionario al fine di sbloccare la situazione. E nei tavoli romani in cui è affrontata l'emergenza, il primo cittadino lamenta che Roseto, che sta vivendo tanti disagi, non è stata interpellata. Poco prima del consiglio però il MIT ha vidimato la messa in sicurezza di quel tratto di 20 metri dello svincolo, sostituendo i famosi guardrail a New Jersey che hanno spinto la procura di Avellino a chiudere parzialmente il casello, provvedimento in vigore dallo scorso 7 dicembre. In data da destinarsi quindi avverrà la manutenzione straordinaria che presumibilmente dovrà essere a spese dello Stato. Intanto il consigliere regionale del PD, Dino Pepe, ha chiesto al governo di intraprendere azioni per ottenere un risarcimento da parte di Autostrade per l'Italia per tutte le attività economiche e commerciali colpite dai problemi alla viabilità. Inoltre, in vista della prossima stagione estiva, il vice capogruppo in regione chiede che il concessionario paghi una campagna promozionale su scala nazionale e internazionale con l'intento di promuovere l'offerta turistica della costa teramana, in quanto i disagi del traffico avrebbero pesantemente compromesso l'immagine del territorio. Stanno vivendo e stanno pagando un prezzo altissimo, circa il fatturato, le loro attività, ma anche dal punto di vista occupazionale, così come tutte le aziende che operano in quel territorio hanno costi maggiori, hanno un impatto economico davvero rilevante e io penso che Autostrada per l'Italia si debba far carico
di questa criticità specifica. Nella giornata di giovedì 27 febbraio i tecnici della Ruzzoreti saranno impegnati nella sostituzione della Saracinesca sulla condotta di adduzione del serbatoio di controguerra capoluogo. Vista la necessaria interruzione idrica della linea di adduzione principale alla Vibrata, potrebbe mancare l'acqua dalle 8 alle 14 a Sant'Egidio alla Vibrata, a Ancarano, Torano Nuovo, Controguerra, Nereto e Corropoli. Le utenze collegate ai serbatoi saranno alimentate attraverso gli stessi sino ad esaurimento dei compensi. Gennaro Capoluongo è il nuovo questore dell'Aquila. Ascoltiamo le sue prime parole nel servizio di Daniela Rosone. Voglio essere un questore tra la gente. Si presenta così il nuovo capo della polizia aquilana, il questore Gennaro Capoluongo, campano, che forte della sua grande esperienza in campo internazionale vuole fare dell'Aquila un laboratorio di innovazione nelle politiche di sicurezza. Così ha detto alla stampa nel primo incontro ufficiale. Il questore ha detto che trova l'Aquila in forma e, pur non conoscendola prima, camminando a piedi dalla prefettura alla questura, ha potuto notare una città vitale che sta smaltendo gli effetti del sisma e degli anni successivi. In relazione alla situazione dell'Abruzzo, il questore ha pure precisato che è un territorio che non ha una criminalità autoctona, ma l'attenzione non deve essere mai abbassata proprio per questo e per preservare il territorio. Un popolo serio e concreto, poi, così ha definito gli abruzzesi. Non farò proclami, ha ribadito. Il nuovo questore, nato a Frattamaggiore, è laureato in giurisprudenza e a partire dal 2001 ha ricoperto diversi incarichi internazionali, assumendo successivamente la direzione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale. È esperto di crimine transnazionale e membro del Comitato Europeo Interpol. Non ritengo ci siano grandissime problematiche, evidentemente i miei predecessori hanno lavorato molto bene, purtuttavia voglio dire con i colleghi con cui oggi mi sono visto, insomma, faremo un punto della situazione per capire dove possiamo meglio interagire anche con le altre forze di polizia e per fare un quadro d'insieme che possa essere il più esaustivo possibile affinché i nostri cittadini possano avere quel bene fondamentale che è la sicurezza. Voglio essere invece un questore che vuole stare per strada, compatibilmente ovviamente con gli impegni che ci sono, e sentire le esigenze della gente e, perché no, cercare di esaudire e dare uno sviluppo a quelle esigenze che vengono rappresentate. Trovo una questura in forma, se possiamo utilizzare un termine sportivo, purtuttavia la mia esperienza internazionale, la mia pregressa esperienza internazionale che mi ha portato al confronto con decine se non centinaia di corpi di polizia mi induce a, come dire, sperimentare formule innovative anche nel contesto della sicurezza e in una polizia di prevenzione che sempre più deve garantire i cittadini. E adesso la cronaca. È stata sequestrata una cava abusiva di 3.000 metri quadrati e il piazzale di una ditta edile in cui erano stoccati circa 10.000 ettari di rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione e ricostruzione. È successo questa mattina nella zona industriale di Cebagatti nell'ambito di un'operazione eseguita dai militari del NIPAF, del gruppo Carabinieri Forestali di Pescara. Il sequestro preventivo è stato disposto dal GIP del Tribunale di Pescara Elio Bongrazio. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Salvatore Capochiaro, è scattata in seguito ad un'attività di sorvolo finalizzata alla prevenzione di illeciti in materia ambientale, che ha consentito di rilevare la presenza di attività estrattiva e l'abbandono e l'abbancamento di rifiuti nel piazzale della ditta edile. I militari, dopo una serie di appostamenti e pedinamenti, hanno documentato che la ditta edile svolgeva l'attività estrattiva ed il recupero di rifiuti speciali in assenza di qualsiasi autorizzazione, in alcuni casi alterando anche i documenti di trasporto. I reati contestati sono attività di gestione di rifiuti non autorizzata e realizzazione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire. Ora andiamo a Montesilvano, dove arriverà la tassa di soggiorno. Chi soggiornerà in città dalla prossima estate pagherà un euro. Il sindaco De Martinis spiegherà la natura del provvedimento, che andrà, secondo lui, a beneficio del territorio. Vediamo il servizio.
è praticamente ufficiale, a Montesilvano dal prossimo 15 giugno verrà introdotta la tassa di soggiorno. Sindaco, come mai questa decisione? La decisione è maturata a inizio della nostra consigliatura, ritenendo insomma questa risorsa, perché di risorsa si tratta, di natura economica, un elemento che possa aiutare l'amministrazione comunale ma anche il territorio da un punto di vista dello sviluppo turistico, turismo che noi abbiamo messo al centro della nostra azione politica. Certo che questa tassa non è stata ben accolta inizialmente dagli operatori turistici, dagli albergatori, con i quali però nel tempo poi abbiamo ragionato e siamo arrivati a una condivisione anche relativamente a quelle che possono essere i vantaggi di cui parlavo prima, ma soprattutto le modalità che sono state concertate e sono inizialmente, almeno per quest'anno, sono molto molto limitate, prevedendo delle esenzioni per le categorie diciamo che, per i bambini che vanno fino a 14 anni e per gli anziani oltre 70 anni, oltre a una esenzione per quello che riguarda la durata. La tassa verrà calata per soli 4 giorni e non per la durata della permanenza sul territorio. Tutto questo perché vogliamo che tutto quello che è stato detto sia comunque inizialmente calato in maniera moderata. Gli albergatori in realtà non erano contrari alla tassa in quanto tale, ma erano spaventati dalla destinazione che questa poi verrà data alle somme introitate, e noi abbiamo rassicurato in merito a questa destinazione, che verrà ragionata anche con loro nel corso degli anni. Oggi è martedì grasso e quest'oggi alle 15 ci sarà l'ultimo appuntamento con il Carnevale d'Abruzzo di Francavilla al Mare. Nelle due giornate precedenti, domenica 16 e 23 febbraio, i carri della 65esima edizione sono stati ammirati da 15.000 persone che hanno affollato Piazza Benedetto Croce, Viale Nettuno e Piazza Sirena. A fine giornata le chiavi della città torneranno nelle mani del sindaco Antonio Luciani, che nella prima giornata di sfilate le aveva consegnate alla maschera del Carnevale francavillese, Re Patanello, la cui maschera, come da tradizione, sarà bruciata a fine giornata quest'oggi. Nel pomeriggio avverrà anche la premiazione del carro più bello, scelto dal pubblico tra i 5 ideati per questa 65esima edizione. Altro concorso, quello pensato dall'Associazione Abruzzo Ecosolidale, che invece andrà a premiare la mascherina più bella vista durante questi giorni di festa. Consigliere del Comune di Montesilvano, c'è stata la firma del protocollo d'intesa per la costituzione del distretto rurale Costa Alto Adriatica d'Abruzzo tra i comuni di Montesilvano e Silvi, e con l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara e aziende e associazioni del settore. Vediamo. Sindaco, vogliamo spiegare la valenza di questo progetto che presentate oggi assieme al Comune di Montesilvano? Ma indubbiamente il distretto rurale è un'opportunità sul nostro territorio per le nostre aziende, ma soprattutto le associazioni di categoria, per una linea futura che può sicuramente dare vantaggio ai nostri cittadini, ma soprattutto a chi fa nell'imprenditoria rurale una scelta di vita. È ovvio che abbiamo a 360 gradi l'opportunità di dare uno sviluppo non solo turistico attraverso le nostre colline, ma anche a quei agricoltori, a quelle aziende che vanno da tutti i vari settori, degli ulivi, delle viti e anche dell'allevamento, perché abbiamo anche noi nelle nostre aree, nelle nostre zone, opportunità di crescita del lavoro anche su quel settore lì. Opportunità per stringere anche i rapporti a livello di amministrazione con Montesilvano? Ma indubbiamente noi siamo i primi due comuni che aderiamo a questo distretto rurale, ci sarà l'opportunità poi anche di ampliare ad altri enti e altre istituzioni. Voglio ricordare che di partenza stiamo collaborando con Confagricoltura, con l'Università degli Studi di Chieti Pescara, con alcune aziende industriali sul territorio, ma ci sarà anche l'opportunità di crescere e di implementare questa base di partenza. Ed eccoci giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che inauguriamo con la Serie B.
Seduta pomeridiana al Poggio per il Pescara, che già ieri è tornato al lavoro dopo che la società ha revocato riposo e permessi a seguito della pessima prova di Crotone. All'orizzonte un match fondamentale, quello di domenica contro l'Ascoli. Una partita che già all'andata fu importante per l'ex tecnico Zauri, il quale riuscì a superare il primo momento di difficoltà della stagione, spugnando il Del Duca. Ora però vacilla la panchina di Le Grottaglie, ma anche dai giocatori è necessario pretendere di più. Andrea Costantini. Il campionato del Pescara non è certo compromesso, ma la situazione comincia a farsi preoccupante. La figuraccia di Crotone è arrivata al culmine di un mini trend in discesa dei biancazzurri. Il picco della gestione Le Grottaglie è subito, alla prima partita, in trasferta contro il Pordenone. Poi la vittoria col Cosenza, ma essendo per un'ora in balia dell'avversario, e quindi le tre sconfitte. Ma se la prima, quella di Chiavari, era arrivata nel contesto di un match non trascendentale, nel quale Lentella aveva saputo portare gli episodi dalla sua parte all'uscita, si è vista una delle più brutte prestazioni stagionali. Una squadra piatta, abudica, senza anima, come a volte è capitato di vedere nella gestione Zauri. E dopo questo mini ciclo di Le Grottaglie, il Pescara si ritrova nella medesima situazione di classifica, 12° posto, con il recupero Spezia Cremonese da giocare. Allora, ora c'è da disputare Ascoli Cremonese. Ora la zona playoff dista 4 punti, allora 2, e soprattutto la zona playout è a 2 lunghezze, allora 3. Dunque, le cose sono lievemente peggiorate, la squadra non ha migliorato il suo rendimento, dà anzi dei segnali opposti e il calendario imminente è tutt'altro che rassicurante. 3 partite in una settimana con le 2 trasferte consecutive contro Spezia e Benevento, prima però il match con l'Ascoli di domenica ad Adriatico Cornacchia, a questo punto fondamentale per tornare a muovere la classifica e scacciare i cattivi pensieri, come fondamentale fu il match d'andata per Luciano Zauri. La panchina di Le Grottaglie, proprio ora che c'è stato l'avvento di Gigi Gervese in primavera, non è così solida e il tecnico pugliese, al di là dei messaggi rassicuranti che ha lanciato e lancerà, deve trovare le soluzioni tecnico-tattiche e motivazionali per rigenerare il gruppo. Le Grottaglie dovrà fare la sua parte, come anche i calciatori la loro. L'atteggiamento remissivo visto a Crotone, specie da parte dei giocatori più esperti, i cosiddetti senatori, è inaccettabile. La riscossa deve partire anche da loro e da una forte assunzione di responsabilità, come ha suggerito Cristian Galano nell'ultima intervista post-gara. Manca il sangue negli occhi, ha detto il Robben delle Puglie, che vuole spazzare via l'incubo di un'altra onta dopo la retrocessione vissuta a Foggia lo scorso anno. Proprio quel Galano che dopo il platonico gol dell'uscita si trova a -2 dal record personale di reti centrato 2 stagioni fa a Bari. Domenica sera all'Adriatico Cornacchia arriverà un Ascoli che non ha una classifica migliore dei biancazzurri e la posta in palio sarà altissima. Il Picchio ieri ha annunciato la firma del nuovo centrocampista Baissama Sanko, 28enne guineano svincolato dal Ken, club della Serie B francese. Da verificare le condizioni degli acciaccati Rossetti, Ranieri, Beretta e Piccinocchi, mentre Troiano sconterà domenica la squalifica che lo avrebbe tenuto fuori contro la Cremonese, nella partita poi rinviata per l'emergenza coronavirus. Per la gara di domenica sera l'intera curva sud è stata destinata alla tifoseria ascolana, che potrà acquistare i taglialli fino alle 19 di sabato. Gli abbonati di curva sud avranno libero accesso in tribuna adriatica, sud o nord. E ora la Serie C, domani turno infrasettimanale di campionato per il Teramo che, dopo il successo di sabato a Rieti, ospiterà il Potenza al Bonolis. Di Mascio recupera Arrigoni dall'infortunio e Santoro dalla squalifica. Nei Lucani attesa per capire le condizioni del difensore Antonio Giosa. Tutto nel servizio di Jacopo Forcella. Neppure il tempo di godersi il successo con il Rieti, che per il Teramo è di nuovo campionato. La sfida di domani pomeriggio al Bonolis sarà contro il Potenza e dovrà dare risposte più certe ad una squadra che sabato pomeriggio ha vinto, dimostrando però di essere ancora convalescente. L'impegno con il rosso-blu Lucani invece sarà molto più attendibile per Ceteo Di Mascio e i suoi, perché di fronte ci sarà una squadra che per buona parte del torneo ha viaggiato nei primissimi posti della classifica e che attualmente è al 4° posto in coabitazione con la Ternana a quota 49 punti. Per il Diavolo, nonostante le 9 lunghezze dai rivali di domani, l'opportunità di accorciare in classifica battendo la formazione di Raffaele, che all'andata si impose in extremis con la rete decisiva di Longo. Il tecnico biancorosso riavrà Arrigoni a centrocampo dopo la frattura alle costole che gli aveva fatto saltare l'ultimo match, così come ritrova Santoro dopo il turno di squalifica. 2 recuperi importanti che non diventano un tris solo perché Minelli anche ieri ha lavorato a parte e si punta a riaverlo per la trasferta di domenica contro la Paganese. Davanti Magnaghi dovrebbe far coppia di nuovo con Bombaggi, anche se Birligea sembra essere diventato l'uomo in più del Teramo, un'arma da giocarsi a partite in corso.
dietro Soprano e Piacentini, ai lati Cancellotti e Tentardini, che ha subito un colpo al manlio scopigno ma non dovrebbe avere problemi per domani. In casa Potenza il difensore Giosa in dubbio a causa di un problema intercostale e si attende la rifinitura per capire se il calciatore partirà alla volta del ritiro. Oltre a Giosa, uscito malconcio dal Rock di Viterbo anche l'attaccante Golfo, poi c'è anche Ioime che non è al top della forma, a questi va aggiunto anche Sepe ancora out e Isgro che potrebbe essere convocabile per la partita con il Catanzaro, anche se a Teramo la punta siciliana potrebbe addirittura sedersi in panchina. Potenza è nato quest'anno con due obiettivi chiarissimi, il primo la salvezza e l'abbiamo raggiunto con grandissimo anticipo, e il secondo i playoff, e mi sembra che ci mancano 2-3 punti a 11 giorni dalla fine. Poi, come ho sempre detto, non c'è nessuno in questo gruppo, perché siamo gente ambiziosa che viene da dietro, molti hanno avuto il privilegio, parlo sia di calciatori che anche tanti allenatori, di cominciare dall'alto. Noi sgomitiamo da una vita per cercare una luce, quindi figurati se noi possiamo mollare qualcosa. Noi abbiamo un gruppo che è granitico, un gruppo che ha una voglia straordinaria di lottare per questa maglia, in primis per questa maglia. E poi individualmente ognuno di noi ha le sue ambizioni e i suoi obiettivi. Fischio d'inizio alle ore 18:30, gara affidata a Ricci di Firenze, assistenti Di Maio e Centrone. E ora una comunicazione di servizio. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento relativi alle campagne per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia del numero dei parlamentari, indetto per il giorno 29 marzo 2020. Nella sede di Silvi, strada statale Nord 26, è depositato un documento, consultabile da chiunque ne abbia interesse, concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i suddetti messaggi politici autogestiti e a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione dei suddetti spazi, le tariffe per l'accesso dei suddetti spazi, quali autonomamente determinate dalla TV6, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione dei suddetti spazi. Recapito telefonico da contattare 389 02 51 120, oppure 085 93 00 20. E il TG6 termina qui, ma l'informazione tornerà puntuale alle 19. Grazie e buon pomeriggio.